Festa della Toscana, seduta solenne lo scorso 30 novembre, l'edizione 2022 dedicata alla libertà di espressione. Festa della Toscana, Voci di Libertà, spettacolo gratuito alla Città del Teatro di Cascina. Sul palco Tlon, Gaia Nanni, Ginevra Di Marco, Giovanni Truppi, Vasco Brondi. Monologhi, talk e musica intorno al tema del diritto di espressione. La libertà di espressione in tutte le sue forme è il tema della Festa della Toscana edizione 2022, così come è sancito dalla Costituzione. Mercoledì 30 novembre al Cinema La Compagnia di Firenze si è svolta la seduta solenne per celebrare la Regione Toscana e il suo primato nel mondo, prima ad abolire la pena di morte grazie all'intuizione di Pietro Leopoldo, che nel 1786 ha consegnato la Toscana alla storia come terra all'avanguardia su diritti, libertà e accoglienza. Sono intervenuti i presidenti di Assemblea Legislativa e Giunta Antonio Mazzeo ed Eugenio Giani, Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e la giornalista Federica Angeli. Al termine della seduta solenne si è svolto il corteo per le vie di Firenze. Sentiamo adesso le parole di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Noi rivendichiamo attraverso questa festa la voglia di essere in prima fila sul piano dei diritti e vogliamo quindi che sul piano internazionale vi sia più solidarietà, più forza ed energia a difesa delle donne iraniane che stanno combattendo dopo 43 anni di una repubblica teocratica che sta schiacciando quelli che sono i diritti elementari dell'uomo. La ragazza uccisa perché aveva il burka messo male e che ha scatenato poi quella protesta di piazza dove più di 400 donne e anche uomini sono morti, richiede una profonda grande solidarietà. Richiede una profonda e grande solidarietà alla lotta del popolo ucraino rispetto alla sopraffazione con cui Putin e il suo gruppo dirigente in Russia sta non vivendo un evento bellico, ma sta scatenando una serie di violazioni di quello che sono i diritti umani che vediamo ogni giorno, ospedali bombardati, linee energetiche, che significa rivolgersi contro e a danno della popolazione civile che sono continuamente interrotte. Oggi la lotta per la pace, ma solidarizzando con chi è sopraffatto dalla volontà di guerra, è qualcosa che appartiene alla solidarietà verso il popolo ucraino, ma appartiene poi a tutti i conflitti che nel mondo ci sono. Insomma, la giornata del 30 novembre come voce eco da una Toscana che dei diritti ne vuole essere sempre avanguardia, dei diritti delle donne ad esempio ne ha fatto intorno al 25 di novembre una serie di manifestazioni e di iniziative molto concrete e importanti, e quindi diritti sociali, diritti umani, diritti per raggiungere una parità di genere, una Toscana che svolge una funzione fondamentale d'avanguardia su uno scenario che è quello nazionale ma soprattutto internazionale. E adesso il commento di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana. In Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi, nella guerra terribile in Ucraina. Tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero. E come purtroppo ancora oggi nel mondo ci sono più della metà degli stati che applicano la pena di morte, così in tante troppe realtà è stato vietato poter esprimere un pensiero libero. E noi oggi vogliamo mandare questo messaggio forte, che è un messaggio di civiltà, e la Toscana come sempre vuole essere parte attiva, perché la Toscana è sempre stata una terra che non si è voltata dall'altra parte, che per prima al mondo ha abolito la pena di morte e che su queste battaglie di civiltà vuole fare sempre la sua parte. Sentiamo ora Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR.
Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà, l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca. Quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore su cui si fonda poi il progresso scientifico, l'abbiamo visto molto bene con i vaccini, no? I vaccini hanno avuto bisogno di diverse prospettive, anche della concorrenza di diverse tecnologie e poi del metodo scientifico per valutare e validare quella migliore. Senza questa libertà anche di presentare diverse tecnologie e soluzioni, la ricerca non va avanti. Infine il commento da parte dei consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli del PD, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, Francesco Torselli di Fratelli d'Italia, Marco Landi della Lega e Cristina Giachi del PD. Vediamo delle richieste forti e coraggiose affinché la libertà di espressione possa affermarsi, quindi dedicare la festa della Toscana all'articolo 21 della Costituzione credo che sia una scelta azzeccata e credo che la Toscana debba giocare un ruolo in tutti i contesti istituzionali, sociali, nazionali e internazionali affinché veramente la libertà di espressione diventi un diritto di cui tutti possono godere. Ci sono oggi a parlare con noi due grandi donne che hanno sfondato il tetto di cristallo e hanno dato un grande contributo alla libertà e alla conoscenza del nostro paese. Il richiamo che è stato fatto da Federica Angeli, dal coraggio col quale ha affrontato la criminalità di Roma, ci impone anche come istituzioni il coraggio di ricordare tutti gli altri giornalisti, quelli che oggi non possono essere qui a ricordarcelo e quello che non lo possono fare perché sono privati della loro libertà. Jamal Khashoggi, che è morto per aver criticato un governo che di democratico ha poco, e Daphne Caruana Galizia, che ha combattuto, la blogger e giornalista maltese che ha combattuto la corruzione del suo paese e ha pagato con la vita il suo impegno. E poi ricordiamo anche Julian Assange, che oggi è privo della sua libertà perché ha dichiarato di fronte al mondo ciò che alcuni paesi non volevano che venisse conosciuto. Allora come istituzione abbiamo il dovere anche di ricordare tutti questi giornalisti che ogni giorno perseguono le loro attività in nome della libertà di stampa, di conoscenza, di giornalismo, in nome della libertà di tutti noi di conoscere come davvero stanno le cose, contrari al mainstream e soprattutto contrari a tutto ciò che si oppone alla libertà e alla giustizia. Oggi dobbiamo ricordare anche loro e lo dobbiamo fare perché è un dovere innanzitutto come istituzioni per quello che fanno giornaliste come Federica Angeli. Sì, un momento sicuramente di grande riflessione attorno a questo tema a cui quest'anno è dedicata, cioè la libertà di espressione, la libertà di opinioni, bellissimi interventi, toccante quello della giornalista Angeli che vive sulla propria pelle cosa significa testimoniare la legalità in una zona drammatica come quella di Ostia. Fa riflettere una cosa però, ogni tanto dovremmo fare anche un po' di autocritica, perché va bene tutto, va bene raccontare la storia dei giovani ragazzi iraniani che stanno lottando per la libertà, va bene difendere i diritti e farsi portatori di diritti, magari riflettiamo anche sul fatto che mentre noi siamo qua a parlare di legalità e di rispetto dei diritti, lo show business e l'economia mondiale hanno deciso di giocare la massima rappresentazione sportiva al mondo in un paese, il Qatar, che non mi pare sia un baluardo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della vita di fronte alla pena di morte. Quindi ogni tanto un po' meno di ipocrisia da chi muove il mondo dello show business, dell'economia e anche dello sport, perché lo sport è portatore di grandi ideali e quando lo sport china la testa di fronte all'economia, ai soldi e al dio denaro si perde una bella fetta. Ho sentito prima la professoressa Carrozza che parlava di tramandare gli insegnamenti ai ragazzi. Ebbene, quando si insegna ai giovani, lo sport è una delle scuole più importanti per i giovani e allora non si può insegnare a un giovane ad andare in campo e usare i calciatori come testimonial quando servono delle grandi battaglie, ma poi quando arriva il Qatar che paga ci portiamo ai mondiali di calcio. Quello è un disinsegnamento che si fa ai giovani. Sì, ancora una giornata importante per la Toscana che rinnova la sua festa parlando dell'articolo 21 della Costituzione. Libertà d'espressione ci fa capire
che quando questa libertà non c'è, ci manca, è un po' come l'aria, e questo è il punto fondamentale. Ma un altro aspetto che dobbiamo assolutamente chiarire è che quando i nostri padri costituenti hanno pensato a questo articolo, sicuramente hanno pensato anche a come i cittadini, coloro che poi vanno a leggere i giornali, la stampa, vanno a sentire proprio quelle espressioni che molto spesso non ci aggradano o sono espressioni anche forti che vanno poi al di là e sul limite anche, lo vediamo oggi sui social, delle offese, tutto è permesso. Questa è una libertà però importante. Quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazzi a partire dalle scuole, anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo, è il senso critico, cioè dare veramente la dimensione di cosa ciascuno di noi può valutare recependo questa libertà di espressione e di stampa. Quindi tutto si può scrivere, tutto si può dire, ma poi dipende da noi valutare e capire con senso critico quello che è giusto e quello che non lo è. La libertà di espressione e quanto oggi la limita non sono le solite idee, noi pensiamo sempre alla violenza, all'oppressione, in realtà ci sono condotte più striscianti e pericolose che limitano la libertà di espressione. Stamattina abbiamo visto, assistito al racconto di Federica Angeli e del suo difficile lavoro di giornalista d'inchiesta a confronto con la criminalità organizzata, che la porta a vivere sotto scorta. Ecco, lei ci ha ricordato come uno dei principali fattori limitanti la libertà di espressione è il cedere all'omertà. Lei ha resistito, ma questo richiede molto coraggio e non dobbiamo aver bisogno di eroi, dobbiamo praticare tutti e possiamo fare una cultura della non omertà, non omertosa, che chiama le cose con il loro nome. L'altro grande pilastro, abbiamo ascoltato stamattina Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR, è la conoscenza, perché soltanto la conoscenza, il possesso di molte parole, di molte categorie per chiamare i fenomeni, rende davvero liberi e mette in condizione di esercitare una piena libertà di espressione. Ecco, non omertà, conoscenza, due capisaldi di una piena libertà di espressione. Ed è bello che la festa della Toscana parta proprio da qui, in un tempo nel quale la comunicazione, la narrazione dei fenomeni è importante per poter aggregare pensiero, idee e poi comportamenti civili. Voci di libertà sono quelle degli artisti andati in scena sul palco della Città del Teatro di Cascina, Pisa, con lo spettacolo gratuito realizzato per celebrare la festa della Toscana, quest'anno dedicata appunto al tema della libertà di espressione, sancita dall'articolo 21 della nostra Costituzione. Cascina è un luogo simbolo, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Lì c'è la tomba di Gregory Summers, il 48enne texano che prima di morire per mezzo dell'iniezione letale aveva espresso il desiderio di essere seppellito in Toscana, proprio a Cascina, da cui riceveva le lettere dei ragazzini di una scuola media che per tanti anni lo avevano confortato nel braccio della morte. Essere nata in Toscana è un caso, quindi non c'è merito, ha raccontato l'attrice Gaia Nanni, ma c'è il pungolo di cercare di esserne degna. Sentiamola. Allora, essere nata in Toscana fa parte della grandissima lotteria delle nascite, quindi non c'è merito. L'unico pungolo che posso portare con me è quello di esserne degna. E allora a questa chiamata non si poteva non rispondere. La festa della Toscana è veramente la festa di tutti noi, la Toscana che per prima ha abolito la pena di morte, che ha fatto dell'accoglienza un'arma potentissima. E allora tutte queste anime artistiche resistenti, non ci sono ovviamente solo io, ci mancherebbe altro, con me Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Andreino Salvadori, Giovanni Truppi, Vasco Brondi e Tlon, che tiene proprio come fil rouge tutto questo gruppo di anime rivoluzionarie. La direzione artistica è stata di Francesco Carlucci, che ci ha tenuto pazientemente e con entusiasmo insieme. Per quanto riguarda lo spettacolo teatrale, appunto costruito con Francesco Magnelli, Andreino Salvadori e Ginevra Di Marco, è un percorso di parole e canzoni attorno al tema della libertà. Ci sarà una pagina iraniana a cui tengo moltissimo, passeremo dal Sud America, ritorniamo nella Toscana e uno dice: come
com'è possibile tutto questo? Beh, quando si parla di libertà forse è possibile, perché le frontiere diventano davvero accoglienti e i confini si fanno più labili. Tanta musica e tante parole, speriamo tutte urgenti e importanti. E ora il commento del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Cerchiamo ogni anno di innovarla partendo da un dato. Nel 1786 la Toscana è stata la prima regione al mondo ad abolire la pena di morte, una pena di morte che purtroppo ancora oggi metà degli stati al mondo applicano. E la Toscana è sempre stata e sempre sarà terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Ecco perché ogni anno abbiamo deciso, dal momento in cui sono diventato Presidente del Consiglio regionale, di legarla a un fatto di attualità. Insieme all'Ufficio di Presidenza quest'anno abbiamo deciso di porre l'attenzione sul tema della libertà di espressione. In un tempo in cui sempre meno c'è possibilità di esprimermi, seppur la rete permette di avere spazi ampi, in un momento in cui ci sono questioni che toccano le vite di ciascuno di noi, noi sul tema della libertà di espressione vogliamo fare un focus parlando soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. Inizieremo alle 11 con un consiglio solenne a cui parteciperà la giornalista di Repubblica Angeli e la presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la professoressa Maria Chiara Carrozza. A loro il compito di segnarci, di indicarci quella che può essere la strada su queste questioni. Poi ci confronteremo insieme ai sindaci, saranno tanti, verranno da tutta la Toscana. Insieme ai gonfaloni arriveremo nella Piazza della Signoria e lì ci sarà un momento aperto a tutta la cittadinanza. E poi nel pomeriggio andremo a Cascina. A Cascina ci sarà un evento serale. Perché Cascina proprio? Cascina è un luogo simbolo, il luogo in cui è sepolto Gregory Summers. Gregory Summers è stato ucciso con la pena di morte e a lui abbiamo sostanzialmente dedicato spesso la nostra festa. Lui ha chiesto di venire ed essere sepolto proprio in Toscana. Aveva avuto uno scambio di lettere con i ragazzi della scuola di Cascina e con loro ha chiesto poi alla fine, come ultimo atto, di poter essere sepolto proprio in Toscana. Sarà un evento molto bello, aperto soprattutto ai ragazzi e ragazzi più giovani, alla presenza di Gaia Nanni, di tanti altri ospiti, penso Truppi, penso Vasco Brondi. Sarà un momento in cui coinvolgere le ragazze e ragazzi più giovani. E nel mentre ci sarà un momento in cui illumineremo principali monumenti delle nostre città. Perché la luce? Io penso che serva illuminare, serva che ci sia più luce in uno dei momenti più bui del nostro tempo, e quella luce è la luce della libertà, la luce dei diritti, la luce dell'umanità. Insomma, un programma intenso che continuerà anche nelle settimane successive con altre iniziative che stiamo mettendo in campo. Ringrazio tutto l'Ufficio di Presidenza per aver coordinato questo programma molto denso e a tutti i sindaci alla fine daremo anche una spillina come segno di riconoscimento, il simbolo della nostra regione, perché la festa non deve essere solo la festa delle istituzioni, ma deve essere la festa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. Il consigliere regionale Diego Petrucci sottolinea l'importanza della libertà di espressione. La libertà di espressione è un tema controverso perché sicuramente anche le nuove tecnologie, le piattaforme social da un certo punto di vista ampliano questa opportunità e questa possibilità, permettendo a tutti di poter esprimerla. Da un altro punto di vista potrebbero contrarla in maniera significativa e anche preoccupante. Il fatto che la Regione Toscana, che è il Consiglio regionale della Toscana, si interroghi e dedichi la propria festa a questo tema è, secondo me, una bellissima notizia, è una bellissima cosa che deve spronarci ad affrontare la libertà di espressione rispetto ai tempi moderni a tutto tondo, rispetto al contesto nazionale, rispetto al contesto internazionale, e farsi il Consiglio regionale come portavoce di questa istanza. Sono tante le
istanze, le attività sulle quali il Consiglio regionale si muove, sicuramente questo deve essere uno di quelli, da un punto di vista anche di arrivare in maniera più profonda possibile in tutti i territori. Anche da un punto di vista di libertà di espressione non ci possono essere differenze a seconda del territorio a cui ci si riferisce. Nelle aree montane, nelle aree interne, nelle aree rurali, nelle campagne ci deve essere la stessa possibilità che c'è in centro a Firenze, a Pisa, a Livorno o a Prato, e anche su questo la differente infrastruttura digitale e tecnologica deve essere messa al centro di questo dibattito, perché evidentemente se c'è una capacità differente tra le aree della Toscana di poter entrare nella sfera tecnologica e digitale, quella libertà di espressione in un certo senso può essere messa a rischio. E adesso sentiamo le parole di Stefano Scaramelli, consigliere regionale di Italia Viva. È un appuntamento importante, la nostra festa è la festa dei toscani, di una terra che fonda la propria natura, la propria storia, le proprie radici sulla tolleranza, sui diritti, sulla possibilità di concedere agli altri le espressioni massime delle libertà. E questo è un momento, a mio avviso, anche a livello internazionale molto importante. Il mio pensiero va alle donne in Iran e a tante persone, tanti giovani che vedo in queste ore manifestare per la propria libertà, per i propri diritti, e pensare che in questo momento a livello internazionale non si sta muovendo granché, credo che passi, sia importante che dalla Toscana parta un messaggio straordinario di vicinanza alle donne dell'Iran, a tutti i ragazzi che provano al loro interno a fare una rivoluzione culturale. La nostra è una terra di diritti, di solidarietà, che dal 1786 ovviamente ha prodotto un elemento di grandissima innovazione, e per questo noi dobbiamo innovare nei diritti ed essere aperti al mondo, essere una terra che è in grado di cambiare le dinamiche dei processi di tolleranza, di libertà, e credo che la Toscana, quando ricorda se stessa e la propria storia, dà un segnale al mondo. Il segnale che io voglio dare in questo momento è di vicinanza alla lotta di libertà che c'è in questo momento in Iran. Sentiamo adesso Marco Casucci della Lega. Sicuramente anticelebriamo la nostra Toscana e lo facciamo ricordando una grande vittoria, quella che è l'abolizione della pena di morte nel 1786, il 30 di novembre. Dobbiamo essere orgogliosi di essere toscani, proprio perché siamo all'avanguardia sul piano dei diritti, lo siamo sempre stati. Ecco perché è veramente attuale ricordare questo e dare concretezza citando l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di espressione del pensiero. In un momento in cui ci sono purtroppo ancora ingiustizie, soprusi, violenze, dobbiamo affermare con forza la libertà di esprimere il nostro pensiero. Lasciatemi dire che sono contento di aver dato il mio contributo ancora una volta per quanto riguarda l'identità della Toscana, perché quel gesto della spilla del Pegaso, ecco, è un gesto che dà forza alla nostra identità, che ci lega. Questo è veramente importante per ricordare tutti insieme la nostra Toscana, così come per illuminare le facciate dei palazzi, dare luce in un momento in cui purtroppo c'è qualche ombra di troppo. Dobbiamo affrontare con serenità e fiducia il futuro, e lo dobbiamo fare anche e soprattutto perché siamo toscani. Infine, le parole di Paolo Tognocchi, presidente della Città del Teatro di Cascina. Sì, siamo molto orgogliosi e contenti, e ringrazio il Consiglio regionale, il Presidente, l'Ufficio del Presidente che ha scelto la nostra location. È un teatro importante nella nostra zona, un teatro con più sale, è un teatro che ha una vocazione ad affrontare i temi dei diritti, della socialità, dell'inclusione, insomma è un teatro che chiama un po' quello che è il tema della festa della Toscana. Siamo molto contenti di questo, il programma è bellissimo, crediamo che sia, pensiamo di dover fare un gran bel teatro pieno e anche di divertirci il 30, perché è un programma che presuppone di parlare sì di diritti, ma con un tono leggero, con la bellezza della musica, di grandi artisti, e quindi siamo molto contenti.
Thank you.